un altro esempio, ragazzi, del tre semplice diretto, ok? Un libro, 120 pagine, un libro di matematica di 120 pagine, contiene 150.000 caratteri. Se l'autore del libro decide nella seconda edizione, siccome il libro è andato molto bene, nella seconda edizione decide di aggiungere un'altra parte, un altro capitolo, e mette 50.000 caratteri in più, cioè aggiunge nella seconda edizione 50.000 caratteri. La domanda è quante saranno le pagine da aggiungere al libro? Vedete che questo è fondamentalmente un problema del tre semplice, sempre diretto, grandezze direttamente proporzionali, cioè. Se aumentano i caratteri, naturalmente aumentano le pagine, cioè vi faccio l'esempio, se una pagina ha 200 caratteri, due pagine avrà 400 caratteri, se io mantengo la costante, quindi capite che anche queste due grandezze sono direttamente proporzionali, qui però il problema è un po' articolate, quanto saranno le pagine da aggiungere al libro? Anche qui faccio la stessa cosa, vedete pagine, caratteri, 120-150.000, 120 pagine contengono 150.000 caratteri, per 200.000 caratteri x. Pagine, non lo so. Cosa faccio? Anche qui, essendo le due grandezze direttamente proporzionali, scelgo di fare, boh, la freccia in giù, stessa cosa. Cosa succede? 120, faccio la proporzione, 120 sta a x, come 150.000 sta a 200.000. X, facendo le debite e semplificazioni, uguale a 160, cioè il libro con 200.000 caratteri conterrà 160 pagine. Quante pagine saranno da aggiungere al libro? 160 meno 120, ci saranno 40 pagine nuove da aggiungere al libro. Ricordatevi quindi che, guardate ragazzi, che io avrei ottenuto, attenzione, avrei ottenuto la stessa cosa, scusate che mi sposto un attimo, avrei ottenuto la stessa cosa se io avessi fatto le frecce in giù, vedete? Se io ad esempio dico, vabbè, facciamo la freccia in giù, facciamo la freccia in giù in questa maniera e facciamo la freccia in giù in questa maniera. Perché le faccio tutte in due in giù? Cioè hanno tutte e due lo stesso verso? Perché sono grandezze direttamente proporzionali. Se io costruisco la proporzione, ottengo 120 seguendo le frecce, sta a x come 150.000, vedete, sempre con, seguendo le frecce che ho fatto, scusate, come 150.000 sta a 200.000. Ok? Come potete osservare, x da questa proporzione da che cosa è data? Da 200.000, c'è un certo ritardo, usando, vabbè, per 120 fratto 150.000. Vedete che alla fine il calcolo, la proporzione è diversa rispetto a quella che avevamo visto in blu, ma no, scusate, non è diversa assolutamente, la stessa, e in effetti il calcolo appunto è lo stesso, otteniamo 160. Avrei voluto scrivere 150.000 sta a 200.000 come 120 sta a x, ma non sarebbe cambiato assolutamente niente. Ricordatevi quindi che nel problema del tre semplice, quando costruite la proporzione, dovete sempre considerare se le grandezze sono direttamente proporzionali, le frecce vanno indicate nella stessa direzione e costruite la proporzione appunto seguendo le frecce.